da tavolino, voglio il massimo che c'è. Ricette raffinate, come faccio il tirdino, dino, dino. Mi voglio far del bene, sono cuochi favolosi, con ricette elaborate, sono buone esagerate. L'occhio mi vita, l'ho fatto matizzare. Quelli che vedete inquadrati sono i Crosetti Liguri e sono i protagonisti della puntata odierna delle grandi ricette di RTV 38. Ma crosetto cosa vuol dire? Vuol dire piccola croce, crocettina, crusetto, ma altri invece pensano che questa parola derivi da corazzo, che era un'antica moneta della Repubblica Marinara di Genova. Da dove viene fuori questo nome ci interessa il giusto. Quello che ci interessa è che è un piatto straordinario che affonda radici nel Medioevo ma ha avuto il suo massimo splendore nel Rinascimento. Come sono fatti i crozzetti? Sono fatti con questi stampi. Sono stampi di legno. Il legno deve essere un legno che non contiene tannino perché darebbe un gusto amaro, per cui legno di pero, di melo. E vedete, c'hanno la particolarità che da un lato si taglia perché il bordo è laminato e dall'altro c'è lo stemma. Ora, lo stemma è fondamentale perché io posso fare una pasta con le mie iniziali, una pasta firmata. E allora nel Rinascimento il suocero regalava in Liguria alla nuora lo stampo con lo stemma di famiglia. Ma tutt'oggi vengono fatti questi stampi, vanno addirittura a Dubai. Ma chi ci cucina i crosetti liguri? Non un a caso. Abbiamo Sandra Lotti, che è una chef che ha delle scuole di cucina, tra cui anche a New York. Ma che ci fai, Sandra, a New York? Ma a New York, quando mi invitano, vado a insegnare la cucina toscana, per cui esporto quello che facciamo qua, là. Quindi Toscana Saporita arriva a New York, ma è anche qui in Toscana. Sì, è soprattutto qui in Toscana. Ha iniziato a New York nel 93, poi dal 94 ci siamo spostati qua in Toscana, perché penso sia meglio, no? Portare la gente qua piuttosto che andare noi là. Certo, hai mai cucinato i crosetti agli americani? Certo. Che dicono? What's certo. American boy? Buoni questi crosetti. No, ci vanno pazzi. Tutti si comprano lo stampo e tutti se li rifanno. Allora, come si fanno? Ve lo diciamo noi. In cucina abbiamo Fiorenzo Bresciani, che è il presidente dell'Associazione Uomini Casalinghi, che ha fatto la spesa. Vieni, Sandra, vediamo se l'ha fatta in maniera giusta. Quali sono gli ingredienti dei crosetti liguri? Ciao, vediamo Fabrizio. Cosa hai portato? Ciao. Allora, abbiamo portato, preso i pinoli. Fermali, non sono pinoli a caso. Questi sono i pinoli del Parco di San Rossore, un'eccezione, un'eccellenza della cucina italiana. Poi abbiamo il basilico e l'aglio, abbiamo il parmigiano qua e la farina. Attenzione, la farina è fondamentale per fare questo piatto. Noi abbiamo usato la farina Verna di un'azienda che sta molto dietro alla tradizione e soprattutto viene macinata come si deve. Allora, Fiorenzo, poi abbiamo le uova, ovviamente. Le uova. Grazie, vai nel tuo angolo del casalingo che noi iniziamo a cucinare. Mi metto anche il grembiule. Da dove si inizia, Sandra? Allora, tanto iniziamo nel fare la pasta, che è una pasta particolare perché non è la solita pasta fatta con farina e uova, olio, acqua e sale, ma è arricchita da parmigiano reggiano e un po' di burro. Per cui è una pasta che ha già un sapore particolare, che si sposa bene con le due uniche salse che vengono usate per condire i crosetti, che sono il pesto alla genovese, che faremo dopo, oppure il ragù bianco. Entrambe hanno uno scopo, cioè quella poi di far vedere la trama ricamata della pasta, che è molto bella. Per cui le ricette, poi tu darai le quantità, giusto? Sì, ecco, al termine noi avremo la scheda con tutte le quantità, quindi
procuratevi carta e penna, perché la sigla finale è la schermata con tutta la ricetta e la terremo il tempo necessario perché voi possiate ricopiarla e quindi riprodurla a casa vostra, perché è una grande ricetta, eh? Allora, si comincia a fare la pasta, la fontanella, il parmigiano. Quante uova ci mettiamo? Ascolta, diciamo? Mettiamo un paio di uova, però come dico sempre anche ai miei studenti, in Italia si lavora molto a occhio, no? Ma anche per un semplice motivo, a meno che non si conosca la farina alla perfezione, le farine sono tutte diverse, hanno un grado di assorbimento diverso, per cui a volte dare la quantità esatta della farina è un po' riduttivo. Sì, anche perché no? Poi si aggiusta un po' con l'acqua, dipende dal glutine che ha la farina. Questa è una farina che dovrebbe avere poco glutine, essendo un grano antico, non un grano moderno di quelli pompati. Sì. Certo. Poi mettiamo l'olio che facciamo qui alla badiola, poi scopriremo questo posto. C'è la padrona di casa, Romina, che ci racconterà dove siamo, perché siamo in un posto fantastico, nel cuore delle colline lucchesi, e in una location davvero fantastica. Per cui adesso si impasta, eccola lì. Alla vecchia maniera, e si fa in modo che gli ingredienti vengano amalgamati, poi dopo lavorandola con le mani, è ovvio che si poi crea. Dopo la passeremo su questa macchinetta. Ma è vero che gli americani, quando vedono uscire gli spaghetti, diventano matti, dicono: sì. Com'è possibile che nascano gli spaghetti? No, sono veramente, guarda, ti dico la verità, lavoro con tantissime persone, e tutte, ovviamente, se ti vengono in Toscana per fare un corso di cucina, è ovvio che c'è una passione alla base, un interesse alla base, per cui sono molto volenterosi, molto disciplinati, a differenza di quello che uno potrebbe pensare, no? E vanno via entusiasmati con un bagaglio di belle ricette che ovviamente rifaranno una volta a casa. Per me è vitale passare una tradizione. Per cui, per quanto sia innamorata della cucina e a casa cucino qualunque cosa, alla scuola è rigorosamente storica, è rigorosamente tradizionale, in maniera da passare la nostra cultura. Ecco, infatti un po' la filosofia di questo programma, cioè andare alla ricerca delle grandi ricette di tutto il mondo, non solo quelle toscane o ligure, proporle a voi con grandi chef, in maniera che poi alla fine si possa provare anche a rifarle. Magari al primo colpo non verranno, ma se uno insiste poi sicuramente riuscirà a farli. Questa tra l'altro è una ricetta antica, abbiamo detto medievale, ma abbastanza semplice nel realizzare. Difficile trovare questi stampi, ma ci sono degli artigiani che li fanno ancora in Liguria. Guarda, io mi sento di dirti che è ovvio che per praticità la gente si rivolge tutta a Amazon, va su Amazon e compra quello che pensa che sia lo stampo per i crosetti, e purtroppo non è, perché il taglio, quel labbro particolare, questo deve tagliare e il bordo deve essere impercettibile quando mangi la pasta, mentre invece quelli che compri in rete ti fanno una pasta piuttosto spessa sul bordo, che non è come deve essere. Questo artigiano, che si chiama Pietro Picetti, che esiste ancora perché è vivo. Forse l'ultimo, è uno degli ultimi artigiani, ma noi siamo per gli artigiani. È l'ultimo, infatti io voto 100% Pietro Picetti per sempre. È stato tra l'altro intervistato sulla RAI, cioè lui è un personaggio, è un artigiano, è l'ultimo artigiano che fa questi capolavori. Perché, infatti, come e li firma tutti. All'inizio della trasmissione il bordo deve essere tagliente, poi capiremo perché. Allora, tu vai avanti, io ho un appuntamento con Romina al tavolo, monti anche la macchinetta, certo, che io tutto. Devo capire dove siamo. Eccola qua, la nostra Romina. Ben trovata. Dove siamo, Romina? Dove siamo? Allora, ce lo spieghi? Sì, siamo nella location Villa La Badiola a San Pancrazio, provincia di Lucca. Una villa del Cinquecento, è nata come abitazione estiva dei coniugi Arnolfini, per poi passare alla famiglia Sirti.
diciamo 1700. Voi qui producete vino e olio. Noi produciamo vino, olio di nostra produzione, più la location per matrimoni, eventi in generale, degustazioni, meeting, cene aziendali e quant'altro. E senti Romina, ma noi siamo venuti qui e stiamo girando e questo è diventato e sarà la nostra casa per tanto tempo, quindi ti ringraziamo per l'ospitalità. Grazie. Ma prima di noi registi importanti sono venuti qui a fare film. Sì, sì, nel 76 Luchino Visconti ha girato il film L'Innocente con Laura Antonelli e da lì ha proprio preso il nome La Badiola. Bene, grazie Romina. Prego. Sento che si muove qualcosa in cucina. Sandra, ferma, perché qui dobbiamo inquadrare bene. Ferma, mettiamolo qui al centro, così riusciamo a far vedere la pasta che esce, eh? Perché qui ti sei un po' nascosta e allora magari... Ah, la vuoi spostare? La vogliamo mettere qui per far vedere bene la pasta. Vai. Io però non sono tanto pratico. No, invece ce l'ho fatta, hai visto? Te credevi, ma... Eccomi qua. Vai. È bella ferma? No, vedi che non ce l'hai fatta. Ci vuole sempre la mano di una donna, eh? Intanto nell'angolo del casalingo c'è il nostro Fiorenzo Bresciani che ci insegnerà a pulire... delle pentole particolari. Che tipo di pentola? Pentole di rame. Pentola di rame. Bene, allora ci siamo. Allora qui stiamo tirando la pasta, ovviamente usiamo i cilindri, li apriamo al massimo perché è come usare il mattarello. Ecco, quindi deve rimanere grossa. Non è una pasta che deve venire troppo fina. Io ora ti faccio vedere perché il pesto comunque... è una salsa che se fatta come deve essere fatta devi sentire i pezzettini dei pinoli certo. E di conseguenza se mi fai una pasta troppo sottile una si rompe e altra cosa la percezione poi al palato è strana. Quante volevi dire? La stai passando continuamente. Sì, insomma. Perché deve essere bella liscia. Per me intanto mi è venuto un po' da bere, bevo un po' d'acqua. Liscia. Lo sapete che bisogna bere 2 litri di acqua al giorno, eh? Lo dicono tutti i nutrizionisti. Ora noi beviamo questa perché è già depurata, è comoda e quindi la beviamo volentieri. Ok, ora la facciamo un po' più fine. La tiriamo un po', è bella elastica. Sì, devo che hai fatto veramente un bel impasto. Non è la prima volta che lo fai, vero Sandra? Purtroppo no. O per fortuna. O per fortuna. Però ti dico anche che mi piace fare la pasta, eh? È una cosa... mi rilassa parecchio. Ma queste macchinettine gli americani ce l'hanno? Tutte. Le trovano? Ci vanno pazzi? Tutte. Ci vanno pazzi, se lo so. Se è un gadget ce l'hanno, ma anche per me è così, eh? Guarda, questo è lo spessore. Oh, ci siamo. Vedi, è una pasta che bene, rimane... allora mettiamolo... qui al centro facciamolo vedere bene, questo spessore della pasta, perché adesso è importante, perché si incomincia a usare gli stampini di legno. Allora, si prende la parte inferiore dello stampo, che è quella che ha questo labbro, e si taglia. Vedete come taglia bene quello fatto dall'artigiano? E poi lo metti lì sopra. E poi si timbra. Perfettamente il suo, no? Vedi? Poi con la parte superiore si preme... e noi abbiamo prodotto... bellissima. E andiamo avanti. Quindi immaginate, se avete il vostro stampo, se avete un'immagine che vi piace, ve la fate fare, no? Ci facciamo i tatuaggi. E invece queste sono... è pasta con la firma, la vostra immagine. Sì. Ed è veramente bello. È una cosa originale che arriva dal Medioevo. Però per chi la scopre per la prima volta rimane a bocca aperta, insomma. Sai, no? Guarda, per me aver scoperto, perché ti dico la verità, io nei miei pellegrinaggi, no, vado sempre alla ricerca di ricette nuove. Benissimo, allora, mentre vai avanti coi crosetti, perché qui noi facciamo tutto rigorosamente in diretta, non c'è trucco, non c'è inganno, bisogna preparare anche il pesto, certo. No? Io parlo con il nostro Fiorenzo Bresciani, te vai avanti, e per capire come si puliscono le pentole di rame, no? Ciao Fabrizio. Che cosa ci vuole per pulire, tanto l'angolo del casalingo fantastico, vedete? Il kit del casalingo, il bicarbonato, l'aceto, l'alcol,
il sale, poche cose ci vogliono, basta saperle combinare e i detersivi possono rimanere a casa, che costano l'occhio della testa i detersivi. Inquinano. Beh, inquinano. Bravo. Allora, da cosa si inizia? Allora, dopo aver cucinato, naturalmente, abbiamo le pentole sporche, bisogna pulirle. Del limone, tagliamo a metà. Una volta tagliato, andiamo a zuppare dentro il sale. Così. E poi andiamo a strusciare. Semplicissimo, eh? Non è complicato. Eccoci, sta cambiando già colore. Sì, si vede. Dai, struscia, struscia Fiorenzo. Ah, una cosa importante, stare attenti al marmo con l'acido del limone. Questa è una cosa molto importante. Io ho messo un tovagliolino qua per riparare dall'acidità. Ecco qua. Ma sta veramente a cieca, mi devo mettere gli occhiali da sole Fiorenzo, eh. Vai alla grande, eh? Piano, mantieni piano, il suo smalto, piano, il casalingo. Piano. In quanti siete adesso? Siamo arrivati, l'associazione. Arrivati quasi a 7.000 iscritti da qualche giorno. Ecco qua, vediamo ancora. Naturalmente dopo averla passata così con limone e sale, la andiamo a sciacquare sotto la fontana. E viene perfetto. E viene perfetto. Molto bene, molto bene. Grazie a Fiorenzo per questo consiglio. L'angolo del casalingo qui alle grandi ricette di RTV 38. Intanto la nostra Sandra Lotti si è portata avanti. I crosetti sono stati marchiati, timbrati e ci sono. Adesso facciamo il pesto alla genovese. Guardate che bel basilico verde! Da un verde così acceso non può che nascere un pesto incredibile. Sandra, allora facciamolo questo pesto. Guarda che cosa ti ho portato, un fornellino magico, magico. Stai sarà vedere, magico? Eh? Sin salabim. Ok. Eccolo qua, eh. Vai, vedi? Abbiamo la fiamma, chef. Vai, allora? Allora, di solito si usa, se volessimo essere tradizionali, dovremmo usare il mortaio di marmo, di Carrara. Ma se non ti serve lo spengo. No, perché... mi serve. No, ma siccome qui siamo a Lucca, il popolo è parsimonioso, facciamo una ricetta genovese, quindi non possiamo sprecare. Siamo al gas. Massimo. Ecco, ok, allora guarda, ti dirò, metti pure sul gas che siamo pronti, mentre va. Io lo faccio e parlerò. Va bene, vai, vai. Allora guarda. Vado, ma non voglio sprecare. Ma, non, guarda, ma non sprechi, vai, mamma vai, mia. Vai, metti subito... Che devo mettere? La pentola! Ah, la pentola! Ma ho capito! Sul gas ci va? Là? La pentola! Credevo che. Quella lì di rame, bravo, ho bravo! Capito, vabbè. Allora, facciamo il pesto. Ci vorrebbe il mortaio di marmo con il suo pestellino di legno. L'hai messa al massimo? Sì, ok. Cara. Però è ovvio che uno dice, se ne faccio tanto per me, per due persone, posso anche avventurarmi su questa cosa. Altrimenti bisogna trovare storie alternative. Storie alternative ce ne sono tantissime per fare il pesto. C'è chi addirittura mette cubetti di ghiaccio nel frullatore insieme al basilico per mantenerlo verde. Io, per esempio, non amo quel processo lì perché il ghiaccio cuoce tanto quanto la fiamma. Per cui noi alla scuola adottiamo questo metodo, che è l'acqua che la portiamo al bollore, si aggiunge proprio un pizzico di bicarbonato di sodio. Il bicarbonato, Fiorenzo, serve a mille cose. 1100, 1001 uso per il bicarbonato. Lo portiamo al bollore, poi immergiamo il basilico proprio per pochi secondi, lo sciocchiamo in acqua fredda. È ovvio che se facciamo una quantità più grande ci metteremo anche dei cubetti di ghiaccio, perché eventualmente... Ecco, questo procedimento si chiama sbianchimento. Sbianchire, sì. Sbianchire. Si può Blanching. Usare anche per le verdure, perché certo. rimane bello il colore e mantengono anche più proprietà, perché viene poi compresso dall'acqua e dagli acidi. Sì. Deve bollire pochissimo. Proprio, la clorofilla si concentra... Proprio, ecco, sta dando il bollore, si mette giù. Sono i trucchi che vi diciamo noi qui alle grandi ricette di RTV 38, eh?
i crosetti liguri, un piatto che affonda le radici nel Medioevo, dove ha avuto però il grande successo nel Rinascimento grazie a questi stampi. E quindi noi ve lo riproponiamo, e la Sandra ha fatto impazzire l'America con questo piatto, perché immaginate vedere il timbro, vedere nascere la pasta, e poi dopo c'è il pesto alla genovese. Sul condimento si potrebbe usare anche qualche altro, certo, tipo pecorino, cioè, e olio. Pecorino e olio, cioè, non... c'è chi va sul peso. Guarda, puoi risparmiare il gas se vuoi. Oh, guarda come sono economa. Spengo subito, clip. Fatto. Bene. Perfetto. Ora il basilico, a questo punto, guarda che bel verde. Ecco, vedete? Vedete? Lo prendi. E ora è freddato. Lo strizziamo per togliere proprio tutta l'acqua in eccesso. Guarda, questa ricetta ci tengo tanto, sai perché? Perché sono quelle ricette che stanno scomparendo, e scomparendo poi dopo verranno reinterpretate chissà fra quanti anni, magari con dei cambiamenti minimi che rovineranno il passaggio della nostra cultura. Perché direi proprio, la tradizione, noi qui alle grandi ricette di RTV 38 faremo tradizione e innovazione, tutte e due le cose insieme. Adesso questo piatto è un piatto della tradizione. Vai avanti, pecorino perché romano, il tempo incomincia a stringere. Pecorino romano, che è più leggermente piccante del parmigiano, per cui abbiamo pecore e abbiamo mucca. Okay. Poi abbiamo pinoli, che sono i pinoli abbiamo nostri. Abbiamo detto all'inizio di San Rossore. Non sono pinoli dall'Asia. Non sono tostati, non devono essere tostati. Poi l'aglio ce ne va veramente, veramente una piccolissima parte, perché deve essere un equilibrio. Deve dare l'aroma. Sì, non deve uccidere. Poi l'olio qui delle colline lucchesi della Badiola. Che è molto fruttato, che si sposa bene con il pesto, perché come te sai il pesto alla genovese richiederebbe un olio ligure, che è veramente leggero. Poi, ma questi oli qui della Lucchesia vanno bene, perché un pizzico non sono di sale. Pesanti. E quindi possono andare bene anche per fare il pesto. E poi magia. E voilà, si frulla. Questo è è praticamente il mortaio dell'era moderna. Mentre lei frulla, vedete com'è viva la cucina delle grandi ricette di RTV 38. Il nostro Fiorenzo si porta avanti, pulisce anche un coperchio, un coperchio di pentola. Guardate però, fai vedere l'altra com'è venuta eccezionale, è davvero venuta eccezionale. Qui andiamo avanti e ora vediamo la pentola, fermo lì, eccezionale. Bene, allora adesso dobbiamo velocizzare per questo finale. Abbiamo... cuociamo i crosetti. Allora posso buttarli? Sì, caro. Ecco, io butto il... Hai messo un po' di sale nell'acqua? Il crosetto, certo che ho messo il sale, perché il piatto sta prendendo forma. Eccole qua, le grandi ricette di RTV 38, i crosetti liguri, pasta firmata, pasta d'autore, eccola qua, proprio su e giù devono andare, Sì. Tipo gli gnocchi. Oddio, un minuto e mezzo sì, li vogliamo cuocere. Glielo diamo. È una ricetta veloce, però è una ricetta che cuoce. Ora, una cosa importante, il pesto, come te sai, il pesto non lo puoi scaldare, perché essendoci il formaggio dentro, se lo scaldi, praticamente lo rovini, ok? Per cui, ora ho le mani unte, non ce la faccio a staccarlo, e non ce la farei nemmeno te. No, vabbè, perché è unto, va bene, per vabbè, cui che e si per fa? Per cui che si fa? Si fa così, guarda, è la bellezza della diretta. Ok. Per cui appena sono cotti i crosetti si mettono in una zuppiera dove abbiamo preventivamente messo il... Allora, intanto mettiamo quello, pesto. Perché il tempo stringe. Dove sono i piatti per impiattare? Il piatto è qua. Eccoli qua. Prendiamo i piatti, impiattiamo i crosetti liguri. Sono pronti. Un secondo. Sì. In pratica, guardate sì. Che bel colore, il calore del... E quindi siamo al termine di questa ricetta, che sono i crosetti liguri, un piatto della tradizione che affonda le radici nel Medioevo, massimo splendore nel Rinascimento.
perché gli stampi hanno preso la forma degli stemmi di famiglia e quindi si può mangiare una pasta firmata con il vostro nome, con l'immagine che preferite, una cosa davvero eccezionale, unica, che noi vi abbiamo proposto qui dagli schermi di RTV38, sperando di avervi fatto cosa gradita. Noi ringraziamo Romina che ci ha ospitato qui alla Badiola, ringraziamo Fiorenzo Bresciani, presidente dell'Associazione Uomini Casalinghi, e la nostra Sandra Lotti, chef straordinaria, toscana saporita. Con questo piatto vi salutiamo, appuntamento alla prossima. Siccome è stata brava, voglio dare anche un bacino alla nostra Sandra. Alla prossima, a domani, ciao!